Ciao ragazze, benvenute nell'ottavo appuntamento con gli usati della settimana. Video girato un pochino di corsa, ve lo dico subito perché non ho molti prodotti da mostrarvi e poi sono un pochino impegnata in questi giorni, quindi devo fare un po' di fretta. Per cui scusate anche se sono un po' così tutta scapigliata, ma peggio del solito, ma gira così. E saluto innanzitutto Glamour Coma e Lisa, l'ideatrice di questa tipologia di video, e poi tutte le altre ragazze che lo realizzano e che trovate giù nell'info box. Partiamo subito, i prodotti di base sono grosso modo gli stessi, anche se c'è una novità da ieri nei mascara. Per una parte della settimana ho utilizzato in combo il Vamp di Pupa e il Super Mascara Estremo di Collistar, in quanto lo sapete non mi piace più di tanto come mascara, l'ho bocciato nel video top e flop della seconda parte del 2013, del quale vi lascio il link, però in combo con il Vamp che alla fine tende ad essere un pochino grumoso, diciamo spazzola le ciglia, le pettine, quindi le districa e quindi li sto utilizzando per finirli. La novità alla quale vi accennavo prima è questo nuovo mascara della Maybelline New York, il Rocket Volume Express Mascara, che ho acquistato come dicevo ieri, quindi sto utilizzando in pratica da 2 giorni, che sto indossando anche oggi, e del quale sono estremamente soddisfatta. È un prodotto che ho acquistato al supermercato pagandolo solo 9,90 euro, quindi per un mascara secondo me non è molto, ed è estremamente valido. Mi piace come pigmentazione e anche come scovolino molto particolare, anche se un pochino inquietante a vedersi. Molto bello perché vedete non ha praticamente setole, per cui è un pochino rigido, bisogna abituarcisi, ma è bellissimo. Il primer è sempre l'eyeshadow primer potion di Urban Decay. Il correttore del contorno occhi è sempre Camouflage di Rila Steel. Fondotinta Dupalle, sempre il Neve Cosmetics Flat Perfection. E altri prodotti di base direi basta. Adesso passiamo ai prodotti per occhi, dove ho utilizzato varie palette, anche se in modo molto semplice, perché comunque l'ho appena detto, sono un pochino di fretta in questi giorni, quindi devo correre. Vi inizio subito a mostrare la Chiarissimi, che è uno degli arcobaleni che ho utilizzato per realizzare questo make-up che mi vedete, applicando bouquet su tutta la palpebra, ve l'ho già mostrato questo trucco, e unicorno come illuminante, in questa combo molto bella, molto veloce da realizzare, adatta alla settimana. A questo make-up che vi ho appena descritto ho abbinato questo rossetto di Kate, il numero 104, che è quello che sto indossando e lo sapete è uno dei miei preferiti. Un'altra palette tirata fuori dal cassetto, veramente questa volta perché era già tanto che non la usavo, è un combo di nuovo di 2 arcobaleni, la Scurissimi, quella in alto, e la Elegantissimi, nel senso che ho utilizzato fiori d'ombra della Scurissimi, che è questo bel viola, su tutta la palpebra mobile, un po' nella piega, e poi ho applicato Etoile dell'Elegantissimi come illuminante, che è questo. Per cui un bel combo che ha dato come risultato un bello smoky, che però preferisco realizzare con la Smoked di Urban Decay, perché secondo me gli smoky realizzati con la Scurissimi non durano tanto come quelli con la Smoke. Probabilmente i colori vegan di Neve Cosmetics durano meno, per cui insomma purtroppo lo scotto da pagare. Ho utilizzato la Naked 2 una volta per realizzare il nude, abbinato poi a Ruby Woo come rossetto, Ruby Woo di MAC, lineando la rima ciliare inferiore con l'eyeliner verde di Pupa. Ho poi utilizzato ovviamente la Naked 3, sulla quale sorvolo, anche perché vi rimando alla review che ho fatto, nella quale oltre a swatcharla e a parlarvi delle mie impressioni su questa palette, la confronto con la Naked 1 e la Naked 2, per cui guardate il video, è molto, credo, interessante. Passiamo agli smalti, dove ci sono alcune novità, a partire da quello che sto indossando sull'unghia dell'anulare oggi, questo bellissimo verde pisello, che è questo della Sinful Colors, il numero 944 Innocent. È uno smalto che ho acquistato da OVS sabato, costa normalmente 3,70 euro, scontato in saldo a 2,90 euro, e che vi consiglio di provare perché è un marchio veramente molto bello, che secondo me ricorda un po' la OPI, perché c'è una grandissima varietà di colori, il packaging è praticamente uguale, c'è tantissimo smalto all'interno perché sono 15 ml e costa poco. Io ne ho anche un altro viola del quale sono molto soddisfatta, quindi ve lo consiglio, e vedete che il colore è questo qua. O se volete, visto che ho acquistato la ruota Swatch Smalti dai cinesi a 80 centesimi, quindi ne ho acquistati in tutto 3, vedete che è questo. Ecco, questo qua.
Poi ho acquistato due smalti da Kiko, sempre in quella sessione di shopping, che sono questi due qua, della serie Laser Nail Lacquer. Sono bellissimi questi due smalti. Allora, questo qua rosa è un rosa cangiante, perlato, stupendo, che cercavo già da un po' di tempo perché io amo molto, lo sapete, gli smalti rosa, ed è il numero 431. 431. Sulla ruota questo. Questo senza sparaflesciarlo perché questo qua è chiarissimo, bisogna proprio, ecco. E poi l'altro, sempre della stessa linea, il numero, vedete, ha dei riflessi addirittura rossi, non so se la videocamera li rimanda, cangiante tra il verde e il blu, ed è il numero 435. 435, che sulla ruota è questo. Meraviglioso. Veramente bello. Tra l'altro, di questi due smalti sono estremamente soddisfatta. Vabbè, a partire dal prezzo, 2,40 € scontati. Sono, secondo me, poco perché sono smalti un po' particolari. Hanno una texture molto valida, per cui durano bene, non si sbrecciano quasi, durano i 2 giorni per cui li tengo io quasi intatti, coprono bene l'unghia, la rinforzano, mi piacciono, quindi sono molto soddisfatta. L'eyeliner, ecco, l'eyeliner, vi mostro credo per l'ultima volta lo smart liner di Sephora, del quale vi parlo, ve lo decanto nel top e flop della seconda parte del 2013, vi lascio il link perché ci sta abbandonando. L'ho utilizzato col nude domenica e devo dire che poi si sbavava un po' troppo, quindi è un po' la fine, insomma, questo eyeliner, credo lo riacquisterò di nuovo. E in alternativa sto utilizzando molto l'eyeliner in gel di nuovo della Maybelline New York, che avete visto spesso e volentieri nei miei video, questo qua nero, anche lui un po' con l'intenzione di finirlo perché vedete ce n'è veramente più poco, però è un prodotto che è molto performante fino alla fine ed è uno dei miei eyeliner preferiti. Io credo che sia tutto, ragazzi, mi fa piacere, ci vediamo al prossimo video, ciao!